Unboxing, quelli ficcanti. Buongiorno, ben arrivati a questo altro nuovo veloce unboxing. Ancora un arrivo, come potete vedere, da Show Zeta Store, che ci permette appunto di unboxarvi tante cose in uscita recente su vari distretti, chiamiamoli distretti robot, quindi Transformers, quindi Gundam, quindi che io vedremo. Però vedo che sei affezionato alle mie forbici. Sì, vero. In questo caso, con questi nuovi, il nuovo impacchettaggio che ha, con cui spedisce le cose Show Zeta, molto accurato, come vedi, molto. Caspita, prova che di bomba. Preserva veramente da tantissime cose. Forse persino le poste italiane rifiutano di ispezionarli perché c'è troppo da sbragare e non sono dotati dei nostri mitici strumenti, che solo con questi si riesce a effettivamente aprire. Io naturalmente un batter d'occhio, sì, tranne lei. Ah, questo è stato addirittura sventrato. Sì. Attenzione. Andiamo a vedere. Attenzione. Qua le suppellettili che si attaccano in modo. Vado. Allora, la forma del contenuto è un po' strana, cioè non c'è il polistirolo con cui ricoprono altre parti, quindi vuol dire che non è l'altro pezzo incombinabile. Speravamo, ok. Ma vediamo che cos'è. O forse sì, perché c'è una brown box. Allora sì. No. Attenzione. Questo deve essere fiori e fiori. Si riesce a intravedere poco, ma è così. È l'S08, quindi se non mi sbaglio, un esemplare della. Può essere della Black Mamba, ricordo male, non mi ricordo un cazzo. Ah, può darsi, può darsi. È probabile. Anzi, il Mircio è infatti così. Direi di sì. Sì. È uno di quelli meno conosciuti recentemente, ma che a me ficcano quasi di più, perché ha un design, soprattutto in forma alternativa, che a me è particolarmente caro, per non dire ficcante. Vedremo. Show Zeta Store, potete, adesso vi metto ovviamente il link in descrizione, mi raccomando, andare a vedere dove acquistarlo ai prezzi migliori di questo oggetto, e soprattutto con questi packaging che, come dico, non tutti gli spedizionieri sono così accurati. Ecco. Quindi anche qui abbiamo avuto celofanone con sopra il pluribollone, con poi la brown box, e infine più di così che ci vuole. Un box originale appena dettagliata, perché probabilmente in queste che io sembra che ultimamente stiano dichiarando effettivamente che le stiano bastonando un po', non i third party ma i KO. Sì. Ed eccolo qua. Attenzione. Eccolo. La Corvette Assassin, che sarebbe il cosiddetto sideswipe del movie. Wow. Non mi ricordo esattamente il movie nel dettaglio, perché ovviamente sono cioffecato con i ricordi in questo momento. È leggerino, ragazzi, mi si sente, sentire. Sì, è leggerino. Ah, però aspetti, posso. Certo, mostriamo ovviamente questo. E ovviamente è bello. Non è malaccio la forma robotica come il design, e ovviamente a me, come sono ben disegnate le vetture, mi esalta. Bene, proceda. Probabilmente uno dei prossimi ordini ci metterò anche il Lamborghini della Unique Toys, è tra Unique Toys o di un altro, mi ricordo, quello della, con la Lamborghini moderna superficie. Aspetti che vado subito a vedere i disegni, accompagnatori, le immagini, molto belle, sì. E qua abbiamo i robot, ovviamente fa un po' di riflesso, aspetta, mi sposto io, non so quanto metallo si possa dire che ci sia qui, nonostante sia la denominazione metal deformation, vabbè, forse ne ha pochino, pochino da peso. È effettivamente, diciamo, abbastanza minuto rispetto ad altri esemplari tipici della Black Mamba, però vabbè. Non è detto anche. Però visto che è molto ben fatto. Diciamo che se è oversized lo è poco. No, questo non credo sia oversized. Però, ecco, diciamo. A meno che non sia uno di quei. Diciamo anche che il costo non è che sia brucialacrime. Ecco, diciamolo. Diciamolo, il costo lo trovate su Show Zeta. Anzi, mettiamo direttamente i prezzi in euro, perché ce lo permette. Giusto? Forse. Ecco. Forse qua. Che sì, o forse che no. Tanto io riprendo, Bravo, dacci l'euro, caro amico. Eccolo qua, in euro convertito questo costa 38 euro. Vabbè, spedito, ragazzi. Vabbè, spedito. Ragazzi, è regalato. Quindi è chiaro che non è. Non sarà uno dei top. Se voi prendete a dimensioni gli altri Black Mamba piuttosto che i Weijang, che sono belli più grossi, però costano il doppio. Eh sì.
fatte le dovute proporzioni, e visto quanto mi piaceva, me lo sono subito ficcato. Ecco. Sarà pieno di cose. Se ve lo alzo, tra l'altro, secondo me è anche di part forming da mettere a parte. Secondo me ha una trasformazione tale che i puristi ovviamente non apprezzeranno, però che ha fatto in modo di probabilmente non eliminare del tutto, perché i peghi ci sono, ma che se la vuoi un attimo togliere, o magari intanto che sta nella confezione, magari dipende, per non rovinarlo, l'ha messo a parte. Vado un attimo a defenestrarlo dalla sua sede per tirarlo fuori, mostrarvelo. Attenzione, ovviamente in questa prima forma, che è tutta da aggiustare, da mettere a posto i piedi e quant'altro. Sì. Beh, però allora sì, il metallo qui, se c'è un pezzettino che è difficile andare a rintracciare, perché c'è un qualcosina appena qualcosa, in mezzo, sì, ma veramente pochissimo, secondo me, se mai ci fosse. Forse l'articolazione principale del busto può essere, poi, ma veramente poco, perché è veramente leggerino. Senta anche lei. Posso sentire? Sì. Sicuramente laddove dona maggiormente questo soggetto è la forma alternativa. Quando sarà, lo trasformeremo in macchina, in vettura, avrà le sue peculiarità. Tanto io mi guardo le istruzioni. Si guardi le istruzioni, ma è una cosa strana, sembra come questi, no, non sembrano. È metallo tutto. Quello è sempre plastica. No, plastica. Verniciata bene, questa è plastica verniciata piuttosto bene, sì. Ma anche questa è plastica, sì. Ah, sì, tutto plastica. Forse sono scudi, cosa sono? Sì, sono, non so se l'hai notato, appunto. Caviglie, no? Vedi, sì, degli spuncioni. Degli spuncioni con cui spuncia i nemici. Bellissimo. Per fortuna sì. Però questo è il soggetto, per quel costo, se lo volete, attualmente lo trovate su Showzeta. È bello, sì, mi piace. Spedito. Asso approved, bene, mi fa molto piacere. Bene. Detto questo, direi che abbiamo illustrato tutto. Fatemi sapere quanto vi ficca e vi interessa questo soggetto da essere recensito quanto prima, ve lo andiamo ad analizzare. Bene. A presto, saluto. Grazie. E ciao. Gli unboxing, quelli ficcanti. Gli unboxing, quelli ficcanti. Gli unboxing, quelli